ma proprio il nucleo del paradigma olistico che permette alle antiche medicine tradizionali di comprendere l'unità psicosomatica dell'essere umano, sta diventando il nucleo di tutta la moderna ricerca delle neuroscienze. La grande tradizione della medicina psicosomatica oggi può realizzarsi e inverarsi nel momento in cui riesce a descrivere le vie di comunicazione tra il livello biologico, le emozioni, la psiche, eccetera. La PNEI ha questa ambizione, rifondare un paradigma olistico sull'essere umano nella sua interezza, usando la scienza moderna. L'apnei, la psiconeuroendocrino-immunologia, conferma scientificamente l'unità e l'intima relazione che lega i sistemi psichico, nervoso, endocrino e immunitario. L'apnei convalida la visione unitaria del paradigma olistico applicata all'essere umano. Negli ultimi 30 anni, tutte le scoperte in questo campo testimoniano come ogni parte del nostro essere è intelligente, è piena di informazione. Quelle che prima erano i neurotrasmettitori come molecole semplici che trasmettevano messaggi fisici, stanno oggi diventando, come dice Candice Pert, molecole di emozioni. Candice Pert, scopritrice dei neuropeptidi, delle endorfine, disse che non è più possibile separare il corpo dalla mente, perché in ogni cellula, in ogni singola molecola, noi troviamo elaborazione di informazioni, mente, intelligenza, consapevolezza. Allora l'intero sistema diventa una rete complessa, governata da un centro di coscienza che permette alla rete di diventare unitaria. Io credo che siamo in un momento di transizione di paradigma veramente entusiasmante, a livello di studio della biologia molecolare, a livello di studio della genetica, a livello di studio delle neuroscienze. La coscienza è l'effetto dell'intero sistema, della rete di tutte le cellule, gli organi e i sistemi. E all'interno di questo sistema il cervello deve essere compreso come un organo olografico, un sistema olografico che riprende tutte le informazioni del corpo fisico, delle emozioni, della parte psichica. Al centro del cervello c'è un cuore pulsante. Questo cuore pulsante è un nucleo che è anatomicamente identificato con il talamo. Il talamo ha varie funzioni, soprattutto nel dispaccio somatosensoriale, e dà una base ritmica che è responsabile dell'attività, spontanea del cervello. Da qui possiamo sviluppare una prima mappa psicosomatica unitaria del sistema cerebrale e comprendere la relazione psicosomatica tra cervello, emozioni e aree del corpo. Nella seconda mappa psicosomatica si evidenzia la dualità polare del cervello nei due emisferi cerebrali e del sistema autonomo nelle sue componenti del simpatico e del parasimpatico, che rappresentano una evidente divisione funzionale, attiva razionale e passiva intuitiva del sistema nervoso. La terza mappa psicosomatica identifica le principali relazioni tra le tre parti del cervello e del corpo. I tre cervelli evidenziano i tre principali stadi evolutivi della psiche: rettile istintivo inconscio, mammifero emozionale preconscio e umano mentale conscio. Quando mente, emozioni e istinti sono in conflitto o in disarmonia tra loro, la schizofisiologia di MacLean, si creano le basi dei blocchi psicosomatici. La medicina che deve andare a svilupparsi quindi deve essere tra l'altro collegata da una parte alla fisica, dall'altra parte alla psicologia, creando una disciplina unica che tiene conto di tutta quella che è la tradizione medica dell'umanità. Anche in epoca prescientifica, rivedere tutto questo in chiave scientifica e creare veramente una nuova medicina che ha come punto di riferimento l'informazione. L'informazione è quella che ti guarisce se tu riesci ad integrarla. L'informazione che non riesci ad integrare è l'informazione che mette automaticamente in moto dei sistemi di difesa. Questi sistemi di difesa dell'informazione non integrata sono l'inizio della malattia. Ho scoperto che nel momento in cui esattamente si differenziano le cellule staminali, esistono delle sostanze che sono molecole proteiche e altre molecole regolatrici come microRNA,
che sono in grado di normalizzare anche le cellule, il comportamento delle cellule tumorali. Da questo punto di vista, le malattie tumorali, il cancro, è una malattia reversibile, non irreversibile. La concezione è che le cellule tumorali bisogna ucciderle, nel senso con la chirurgia, con la radioterapia o con la chemioterapia fuori le dobbiamo fare. Mentre no, se diamo le informazioni giuste, torna normale. Noi dobbiamo dare le informazioni giuste per cambiare il mondo. Dunque alla base della vita, così come di tutte le cose dell'universo, non c'è solo energia e materia, ma soprattutto informazione e significato. E la coscienza informa di sé ogni cosa dell'universo. Carl Simonton è uno dei principali pionieri internazionali nella psiconcologia, l'utilizzo della terapia psicologica e della meditazione nella cura dei tumori. Conscious breathing. Il respiro consapevole e l'incremento della consapevolezza sono certamente concetti centrali nel nostro lavoro. Il respiro consapevole è un mezzo straordinario per aiutarci ad accrescere la nostra consapevolezza. La sfida del terzo millennio nel campo della medicina e della salute è far uscire il rapporto mente-corpo da un'opzione puramente filosofica e trasformarla in un paradigma scientifico. Questo passa attraverso una modellizzazione, la capacità di modellizzare questo sistema. Ma qual era la relazione tra coscienza e coerenza del cervello? Partendo dall'ipotesi di Carl Pribram, famoso neurofisiologo, che propose l'ipotesi del cervello olografico, quindi ad alta coerenza, cominciammo a studiare 20 anni fa, con un moderno elettroencefalografo computerizzato, la coerenza tra le diverse parti del cervello e scoprimo come gli stati a bassa coerenza erano sempre connessi con stati di malattia, di depressione, di conflittualità interiore o di malessere psicofisico, mentre scoprimo che gli stati ad alta coerenza tra le aree del cervello erano connessi con stati di benessere, di integrità psicosomatica e di percezione dell'unità dell'essere. Come nel laser, anche nel cervello rileviamo lo stesso fenomeno della coerenza tra le onde elettromagnetiche. Consideriamo la coerenza come un indice di comunicazione tra differenti aree del cervello. Dalle nostre ricerche è emersa una relazione tra la coerenza cerebrale e lo stato di salute psicofisica. La coerenza cerebrale diventa sempre più alta quando le persone stanno bene.